Allora ci troviamo davanti al Santuario Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime, davanti alla maestosità del cupolone del santuario voluto da Mamma Natuzza. Giornata oggi importante perché c'è il raduno del Fiat Club 500 d'Italia. Con noi abbiamo il presidente Enzo Polimeni e il sindaco di Mileto, che ha voluto patrocinare quest'anno questa importante manifestazione. Allora, perché questa manifestazione nel silenzio, nella preghiera di Mamma Natuzza? Sì, noi questo è l'undicesimo raduno che facciamo via Mileto Paramati. Un ringraziamento lo voglio fare al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale che ogni anno ci accoglie a braccia aperte. Non abbiamo parole come ringraziarli. Niente, il Fiat 500 Club Italia è il club più importante d'Italia, dove ci sono oltre 27.000 soci, e noi non potevamo essere presenti qui a Mileto. Grande partecipazione sia di auto che di pubblico, come potete vedere qui questa bellissima cattedrale. Un ringraziamento lo voglio fare a Padre Michele, che ogni anno anche lui ci accoglie a braccia aperte. Niente, grazie. Com'è nata questo appuntamento annuale? Siamo arrivati al quindicesimo. All'undicesimo raduno. È nato che io sono di devoto qui a Mileto, da Natuzza, Paravati, e un giorno, una mattina, mi sono svegliato nel 2011, ho detto devo organizzare un raduno e portare tante persone lì nella piazza principale a Mileto e a Paravati e da Natuzza. E così mi è riuscito, e di anno in anno il club aumenta sempre di più iscritti, e oggi siamo arrivati a 130 auto e quasi 300 persone che saremo a pranzo. Oggi, sindaco, abbiamo veramente una folla immensa nel nome di Natuzza qui sulla spianata del Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime. Come mai l'idea di patrocinare un appuntamento così importante? Ma per noi ogni manifestazione che porti gente a Mileto, poi in particolar modo qui a Paravati, oggi per quanto riguarda il richiamo religioso, non è uno stimolo per stare vicino a queste associazioni che si muovono per creare unità di intenti. E il fatto della 500 è molto bello perché ci richiama i tempi di quando eravamo anche noi più giovani. Chiaramente la 500 è un'auto che significa progresso nella società media, nella società piccola, non nei grandi proprietari, perché la piccola macchina è stata a uso poi di tutte le famiglie. Allora, Mamma Natuzza, le larghe braccia di Mamma Natuzza accolgono tutti, ma come cambiano gli automobilisti? Cambiano nel rispetto degli insegnamenti di Mamma cambiano Natuzza. Cambiano, che di anno in anno credono sempre di più, e già si prenotano da quest'anno per il prossimo anno, per il prossimo raduno, per il dodicesimo raduno che si svolgerà, se Dio vuole, nel 2025. Invitando ancora tutti, già da ora, sempre più numerosi, 500 tutti da Mamma Natuzza. Sindaco, l'ultima domanda spetta a lei. Apriremo il cuore di nuovo agli amanti della rompante Fiat 500? Ma sicuramente sì, e ringrazio Enzo Polimeni, che è una persona molto amabile, insieme al suo gruppo, che si pone questa sua creatura in maniera semplice e gioiosa. Grazie a Polimeni. Grazie a voi, e noi allarghiamo l'immagine un po' sulla spianata per vedere quanta gente, i giganti che oggi sono venuti a salutare questo importantissimo raduno. Mamma Natuzza chiama al suo cuore tutti, non solo i suoi figli spirituali sparsi per il mondo, ma anche gli amanti delle automobili storiche. Un'immagine importante questa, che arriva, anzi parte da Paravati, dalla spianata del Cuore Immacolato di Maria, al Rifugio delle Anime. Mamma Natuzza è un'occasione di conversione per tutti.